carnevale dov'è? Oggi sono veramente orgoglioso di essere qui perché? Perché sono con le rappresentanti della mia buona vecchia scuola, la ragioneria, mamma mia, manco mi ricordo più. Ricordo che c'erano i T-Rex fuori dalla scuola quando ci andavo io. Allora mi trovo. Ci sono ancora oggi? Anche oggi. Ancora ci sono i dinosauri. Allora abbiamo le due referenti della scuola che sono Giulia. Giulia Ferrandino. E Lea. Lea. Buonasera, bentrovate a tutte e due. E allora prosegue questa nostra rubrica in giro per raccontare il carnevale. Come potete sentire dai rumori c'è tantissima gente, non me lo immaginate, ma c'è tantissima gente. Quest'anno il LUC, dove ci troviamo, sta ospitando i ragazzi anche per quelle che sono le prove dei balletti, per fortuna, giusto? E allora cominciamo a parlare innanzitutto del gruppo, ormai manca pochissimo, oggi in questo momento è 11 febbraio, manca veramente poco, manca una settimana al carnevale. Iniziamo a parlare del gruppo e dire come si chiama e il tema di questo gruppo. Il gruppo è ovviamente quello del Toniolo e il nostro tema è quello del Monopoli, il gioco della vita. Ah, ecco, quindi compra, passa dal via, quella roba lì, sì, compra sì. L'hotel, benissimo, Piazza Vittoria, tutta questa roba, esatto, lì. Perfetto, quanti sarete? È un bel po', quasi 180. Caspiterina, allora a fare due stime, credo che oltre le 3.000 persone riusciremo a metterle in piazza per le prossime date che vi ricordo. 19, 21 e 25 e poi mi hanno detto anche l'altro giorno il 26, perché 19, 21 e 25 sono giorni di sfilata, il 26 è la serata delle premiazioni, confermi? Sì. Allora Lea, che cosa vogliamo aggiungere a quanto già detto da Giulia riguardo al gruppo? Niente, siamo un gruppo abbastanza numeroso e stiamo lavorando abbastanza bene grazie anche alla collaborazione dell'associazione Magica Bula. Ah, ecco, questo va detto. Sì, che appunto ci ha permesso di utilizzare questi laboratori grazie anche a Maria Principe. Maria Principe, nome storico del nostro carnevale. Che ci sta aiutando molto nei nostri progetti, appunto, nel creare cappelli, nelle nostre idee per il gruppo. Sono forti, mi dicono no, io non voglio parlare, no, poi partono e non si fermano mai. Allora, 180 persone, non sarà facile, ho sentito anche parola servizio d'ordine, quindi vi siete organizzati a riguardo? Sì, abbiamo dovuto organizzarci molto di più rispetto a 3 anni fa ormai, è veramente un grande numero, però siamo fieri di averlo raggiunto perché pensavamo che con un tema del genere come Monopoli, che è un po' un tema astratto, diciamo, non ha dei personaggi ben definiti, sarebbe stato difficile raccogliere un quantitativo di persone per poter partecipare. Invece i ragazzi sono mostrati entusiasti di ritornare ancora più forti di prima a fare il carnevale, ne siamo felici. Beh, guarda, hai detto tu, hai detto 3 anni, dopo 3 anni forse, e non si vedeva l'ora, qualunque tema credo abbia attirato, perché com'è stato per voi adolescenti stare in casa in questi anni? Spiazzante, bruttissimo, è vero, veramente. È vero, perché insomma, noi posso dirlo, quelli di, tra virgolette, da una certa età, più o meno siamo abituati, anzi, superati i 40, c'è più voglia di stare in casa, ma per loro non deve essere stato davvero facile stare in questi anni all'interno delle loro case, studiare per quello che si riusciva a fare in casa, perché uno pensa in casa si studia di più, invece era peggio, vero? Peggio, molto peggio, perché hai più distrazioni da un certo punto di vista, forse che provengono dalla tua stessa famiglia. Il fratellino che corre. Il fratellino che corre, ed è molto molto complesso anche recuperare la voglia di studiare, soprattutto, e di fare le cose in generale. Quante volte mamma è andata in dada? È pronto a tavola? Immagino. Sono successe di tutti i giorni. Tutti i giorni, vero? È capitato, così. Tutti i giorni. Va bene, dai, ce la facciamo finalmente. Le prove come stanno andando? Come siamo messi? Bene, bene, adesso dobbiamo fare altre prove. Stiamo procedendo con il balletto. State procedendo, quindi sì, è quasi tutto pronto? Sì. I costumi come stanno messi? Bene, buon punto. Ce li fate vedere dopo? A telecamere spente, naturalmente. Siamo molto. Vabbè, tanto adesso chi ve li copia ormai? No, manca una settimana. Assolutamente, ma siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo, perché alla fine stiamo realizzando dei cappelli fantastici anche grazie all'aiuto di persone esterne alla scuola che ci stanno veramente aiutando con tutto il cuore, perché a loro piace aiutarci a fare carnevale allo stesso tempo e piace portare avanti questa tradizione. E poi anche vestiti, cartapesta, stiamo realizzando dei, diciamo, i bastoni che stiamo realizzando, quindi stiamo utilizzando addirittura il metodo in cartapesta, sì, simile alla cartapesta, quindi sempre con la colla e i fogli di giornale. È un processo bello lungo, ma speriamo che venga bene. Sarà sicuramente d'effetto, insomma, mi rincuora tanto vedere in ragazze come voi e anche gli altri e le altre che ho visto in queste settimane la voglia di tornare in strada e soprattutto tutto questo entusiasmo che un po' si era perso negli anni, quindi forse questi 2 anni di stop in un certo qual modo
vi hanno caricato, diciamo così, sì. E quindi non vedete proprio l'ora di saltare fuori a molla. Siamo tornati con molte più voglia sicuramente. Questo. E allora ne vedremo delle belle. Certamente. È tutto a posto. È tutto a posto. Allora, è tutto a posto. Ripeto gli inviti. Sì, portali, dai, vieni qua, portaci questi cappelli, dai. Portali, dai. Spoileriamo i cappelli, come dicono loro. Vieni Martina, vieni, anche se io sono boomer, posso dire la parola spoilerare, eh? Tieni, piazza del cappello lì. Sono ancora in fase di realizzazione. Questo lo metti a me? Però diciamo che manca un bel po' di. Vieni, venite qua così facciamo la chiusura. Allora, col cappellone in testa, vi raccomando a tutti quanti, l'invito è sempre quello, 19, 21 e 25 a Manfredonia, e poi seguite sempre statocotidiano.it e le nostre pagine social, perché voi non ci crederete, ma noi siamo molto social, nonostante la nostra età, Stato Quotidiano è molto molto social, vero? Ci hai notato? E soprattutto la domanda di chiusura, che dà il titolo alla nostra rubrica, è questa: Carnevale dov'è? Ovunque, è qui. È qui. È qui. Ciao, salutate. Ciao.